Come e quando è iniziata la tua avventura con i Pink Floyd? Mia sorella stava registrando con Nile Rodgers a New York e allo stesso tempo iniziò il tour A Momentary Lapse of Reason dei Pink Floyd. I Pink Floyd in quell'occasione volevano girare qualche videoclip e l'uomo che gestiva la compagnia di produzione conosceva mia sorella e la chiamò. Ma lei era a New York per registrare un altro album, così propose che a prendere il suo posto fossimo io e un'altra amica. Andammo ad Atlanta per registrare questo video e da allora mi chiesero di continuare il tour con loro e così sono rimasta. Contenta? Certo, ho lavorato con alcuni dei migliori musicisti al mondo per un sacco di tempo. Qual è la tua relazione con i membri del gruppo? Siamo come una famiglia adesso. Sono passati quasi 30 anni dal nostro primo tour insieme. Per la maggior parte siamo molto uniti. Com'è stato registrare l'ultimo album dei Pink Floyd? È stato molto emozionante. Non sapevo se ci sarei stata anche io o no, perché Youth, il mio partner nella band Blue Pearl, perché abbiamo anche un gruppo, mi ha detto in segreto che stava coproducendo il loro nuovo album. Doveva essere solo strumentale, ma mi ha detto penseremo a qualcosa. Così ho cantato in 3 canzoni e David Gilmour, produttore nonché chitarrista e cantante dei Pink Floyd, ha deciso di tenerle. Qual è la tua canzone preferita dei Pink Floyd? La gente me lo chiede sempre, è come chiederti chi è il tuo figlio preferito. Mi piacciono diverse canzoni per diversi motivi. E quella che ti piace di più cantare? Ti dirò la verità, The Dogs of War è molto divertente da cantare. The Great Gig in the Sky è anche molto bella, ma è molto difficile da cantare. La amo e la odio. È dura, in più sono un contralto, la mia voce è bassa. Originariamente è stata cantata da un soprano e così per me è molto difficile. Ho sentito prima che hai chiesto di poter mangiare della pasta, è così? Ti piace la pasta? A chi non piace la pasta? Sì, adoro la pasta. E infatti ho saputo che il pesto è una ricetta molto tradizionale qui. Io faccio il pesto a casa. Sì. Non è così difficile. Tutti conoscono il pesto. A Milano, ad esempio, lo conoscono. Ci sono stata. È la tua prima volta in Liguria, questa? Penso di sì. Sì, Torino è stato il posto più vicino alla Liguria in cui io sia mai stata.